Allora, l'idea nostra è quella di portare un grandissimo evento, infatti i nomi parlano da soli. Ringraziamo l'Art Voice Academy, il maestro Diego Basso in particolare, che ha preso il contatto con questi grandi artisti che vengono in forma gratuita per l'esibizione. Ringraziamo tutti gli sponsor, i quali ci hanno permesso di pagare le spese tecniche che sappiamo esserci comunque, e il costo di biglietto di 20 euro è quello che noi vorremmo raccogliere per il ricavato da donare a questi comuni, esclusa ovviamente la SIAE, che sappiamo essere tassativa da questo punto di vista. E noi vi aspettiamo tutti i cittadini, possono trovare i biglietti alla Proloco di Castelfranco Veneto, nei comuni della Marca Occidentale, quindi Vedelago, Riese, Resana, Loria, Castello di Godego, possono anche andare ad Ade Santi Musica, oppure negli esercizi che espongono qui si vendono i biglietti. Vogliamo raccogliere almeno 1000 posti a sedere per il costo di 20 euro ciascuno. Siamo confidenti, confidiamo, abbiamo fiducia nei nostri cittadini, perché l'iniziativa è lodevole. Parole ce le può dire spiegandoci un pochino che ci sono due grandi orchestre. Sì. Esattamente, allora ci sono due orchestre, la Filarmonia Regionale del Veneto, diretta dal maestro Diego Basso, e l'Orchestra Italiana Ritmico-Sinfonica, sempre diretta da Diego Basso. In particolare la Filarmonia Veneta è l'orchestra che ha avuto il contratto con i ragazzi del volo per tutto il tour italiano e anche europeo. Abbiamo degli ospiti d'eccezione: Luisa Corna, Roby Facchinetti, il compositore Marco Falagiani, Valentina Galasso, Francesco Grollo il tenore, Stefania Miotto il soprano, Karine Onian, mezzo soprano, che viene da Monte Carlo appositamente, Francesco Sartori, compositore per Bocelli. Allora, Piazza Giorgione, domenica 13 settembre, ore 21. E mi sembra che c'è qualche politico che ha già annunciato che ci sarà quella sera, me ne puoi indicare uno? Sicuramente l'assessore alla cultura Corazzari, anche perché abbiamo il patrocinio della regione e il ricavato sarà devoluto sul conto corrente regionale dedicato al tornado. Dunque, un'arena di Verona in quel di Castelfranco. Speriamo di sì, confidiamo nei nostri cittadini.